Uno dei maggiori problemi da risolvere per quanto riguarda le energie rinnovabili è quello di poter accumulare l'energia elettrica prodotta dal fotovoltaico, dall'energia eolica, quando non c'è il sole oppure quando viene a mancare il vento. Fino ad ora sono usati dispositivi per accumulare elettricità come batterie ricaricabili e supercapacitori, che sono meccanismi complessi, difficili da realizzare su grande scala e soprattutto costosi. Ebbene, arriva dai laboratori dell'Università di Singapore una membrana composta di materiali polimerici che potrebbe rivelarsi una soluzione ideale per accumulare energia elettrica in modo efficiente ed anche economica. Si tratta di una membrana morbida ed elastica. Consiste in uno strato polimerico a base di polistirene che, messo a sandwich tra due placche di grafite cariche, acquista una capacità di immagazzinare l'energia superiore a tutte le tecnologie attualmente utilizzate. Secondo i ricercatori dell'Università di Singapore, a parità di unità di misura, la capacità è molto superiore a quella di ogni accumulatore noto, addirittura, pensate, 200.000 volte superiore a quella dei capacitori standard. Anche dal punto di vista economico sembra che ci sia un enorme vantaggio. Si parla di costi pari a un decimo di quello delle altre tecnologie esistenti. Inoltre, per immagazzinare elettricità in grande quantità sarà sufficiente aumentare in modo opportuno l'estensione della membrana. Le possibili applicazioni della nuova invenzione, che però bisogna dire che è ancora in fase sperimentale, sono teoricamente numerose. Potrà essere impiegato per esempio nelle centrali solari ed eoliche per immagazzinare l'elettricità prodotta nei momenti in cui sono più favorevoli le condizioni del sole e del vento, per poi rilasciarla di notte o quando il vento viene a mancare. Un'altra destinazione potrebbe essere il motore delle auto ibride, che potrebbero diventare così più efficienti e ancora più sostenibili. Come sempre io ho detto, quando c'è il desiderio, l'intenzione, la volontà di impegnarsi nel campo delle energie alternative, si trovano tutte le soluzioni ai problemi possibili. Quindi abbiamo fatto bene noi in Italia, almeno per il momento, speriamo che duri, ad abbandonare il nucleare, e speriamo che lo facciano anche le altre nazioni e che le intenzioni si focalizzino sulle energie alternative. C'è la possibilità con la mente umana di riuscire a trovare tutti i possibili sistemi per arginare le difficoltà che queste nuove energie potrebbero a prima vista portare, ma che invece sono risolvibili. Io sono certo che sono risolvibili, infatti queste notizie, per quanto siano ancora in fase sperimentale, danno sempre la speranza che un giorno si possa riuscire ad usare queste energie alternative a tutto campo e in modo completamente ai massimi livelli. Comunque, sono contento, è un'altra buona notizia. Grazie, alla prossima.